Oh mio Dio, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Pensavo di non comparire più su questi schermi per un po' perché praticamente qualche settimana fa questa videocamera mi ha dato un segnale molto brutto, nel senso che non si accendeva più, era completamente tutto nero e speriamo che si sia risolta da sola la situazione. Non so come. Comunque eccoci qui con un nuovo video vlog. Non vedevo l'ora di ricominciare a filmare qualcosa, anche perché oggi comincio il master. Quindi comincio questo nuovo percorso, avrò modo di raccontarvi meglio nel corso del video, perché comunque adesso è già mezzogiorno, tra un paio d'ore ho lezione, faccio lezione a casa per la prima settimana, ma anche di questo ne parleremo dopo. Non voglio dilungarmi troppo in questa intro. Ho anche un'altra grande notizia da darvi. Venerdì scorso è successo questo. La mia patente, ragazzi. La patente! 13:52, tra 8 minuti comincia la lezione. Noi siamo qui pronti. Se sentite rumore, ma è la candela. Questo qui fa il rumore del camino acceso. Troppo bello. Momento bagno, vi faccio vedere i miei prodotti per appunto questo momento bagnetto. Sembra tipo il bagnetto per i bimbi, ma vabbè. Comunque, questa qui è una maschera di Pixie. Dal nome potete capire che in realtà è un prodotto che va utilizzato o quando fate una bella doccia calda oppure quando fate il bagno, perché va ad agire proprio con il calore del bagno, della doccia, insomma. Come shower gel abbiamo questo qui di Bath & Body Works. L'ho ritirato fuori proprio per questa stagione un pochino più fredda. Profuma di mela candita. E come cremina andremo a mettere questa qui della stessa linea dello shower gel, sempre di Bath & Body Works. Questa è mini size, me l'ero portata per un viaggio, ma ha un profumo davvero pazzesco. Subito dopo la lezione mi sono preparata, ho scelto questo outfit tutto brilli brilli per andare all'evento di Rabanne per H&M e mi sono incontrata con Ox, ovviamente. Mentre mi preparo per la lezione di oggi vi racconto un po'. La prima cosa che è successa, degna di nota, è che chi l'avrebbe mai immaginato? Ci eravamo comunque lasciati nell'ultimo video che stavo facendo le guide. Ho iniziato a farle il 2 ottobre, ho fatto la prima guida, e l'esame poi l'ho fatto il 3 novembre. Non avete idea di quanto sia stato un sollievo per me avere in mano questa patente, mamma mia, non potete capire. E ho vissuto malissimo il primo periodo di guide. Poi mi sono un attimo ripresa, però mi sembrava impossibile, anche perché io ho dovuto fare tutto entro appunto il 3 novembre, perché poi la settimana dopo, quindi lunedì questo, avrei iniziato il master, quindi sia le guide che comunque l'esame non l'avrei potuto fare perché avevo la presenza obbligatoria sempre. La mia pelle si è rovinata tantissimo in quest'ultimo periodo, non so se sia perché ho sospeso l'anello, ero in preciclo, se perché ho utilizzato dei prodotti nuovi, boh. Forse da lì non si percepisce nemmeno, però non è più come prima, ci sono dei brufolini piccolini, boh, sicuramente tutte queste cose insieme non hanno aiutato, quindi facciamo un po' di correzione ora. E niente, quindi sì, il primo evento degno di nota è stato proprio questo fatto della patente. Poi se avete visto il video su TikTok ve ne ho parlato meglio. Adesso mi sto preparando perché ho lezione e, come vi dicevo, questa settimana ho cominciato questo benedetto master. Vi sto stressando da mesi, mesi, mesi che avrei iniziato questo master e ora finalmente, non volevo tenervelo come segreto per chissà quale motivo, però io sono scaramantica. Come vi ho già detto anche, mi pare, nel video Q&A, se non sbaglio, si tratta di una cosa totalmente diversa rispetto a quello che ho studiato in triennale, perché ci spostiamo sull'ambito
un po' più economico, possiamo dire. Infatti il master che ho scelto si chiama Account and Sales Management. Ora voi direte, come tutte le persone a cui lo dico, cos'è? Ci sono poi diversi sbocchi professionali, però di base è tutto ciò che succede nell'area commerciale di un'azienda, quindi il rapporto con il cliente, poi tutta la parte economica di bilanci, piani di vendita, eccetera. Sto cercando di farvela il più semplice possibile, però in poche parole è questo più o meno. Ho sempre detto che quello che ho studiato io in triennale non voleva essere un fine, perché non è che vado a studiare lingue per insegnare lingue o comunque per non si sa cosa, ma per utilizzarle e applicarle in qualsiasi altro ambito, quindi sono un mezzo e non il fine, diciamo, del mio percorso. Quindi sì, mistero svelato, non che ci fosse niente di super segreto, mega interessante, però appunto sono scaramantica. Ho fatto il test, comunque il colloquio per entrare, che era giugno. È stato un colloquio bello lungo, perché comunque non era solamente il colloquio motivazionale tu con l'altra persona, ma c'era proprio anche un diciamo un lavoro di gruppo per vedere come si lavora in gruppo, eccetera. E poi dopo circa una settimana mi era arrivata la comunicazione che ero stata ammessa. C'erano 25 posti disponibili. Sono molto felice. Abbiamo iniziato con delle lezioni online, però sarà in presenza. Abbiamo fatto una settimana di solo Excel, perché comunque per questo lavoro è fondamentale un'ottima conoscenza di Excel. Mi sono preparata e adesso ho lezione, sono le 9:32, alle 10 ho appunto un'altra lezione di Excel. Ho fatto anche un placement test d'inglese per questo master, e devo dire che io non facevo una cosa scolastica, comunque non parlavo un inglese scolastico dal giorno del mio rally di maturità probabilmente, e quindi pensavo un disastro. Invece no, è andato molto molto bene, molto molto meglio di quanto mi aspettassi, e davvero non me lo aspettavo, anzi. Finito la lezione, ho pranzato e ho registrato anche un reel per Instagram, non so se l'avete visto, quello con il look tutto brillantinato. Ora mi sono cambiata perché devo uscire. È arrivato il momento di sfoggiare lui anche per questa stagione, il mio cappotto bianco bellissimo. Non so se indossare anche questo cerchietto, se tenerlo, però secondo me con quel cappotto sta abbastanza bene. È un po' largo perché il modello è fatto così, però è troppo carino. Questa è Nina che dorme, non so se la sentite. Aiuto. Ah, tra l'altro ha un occhio mezzo aperto, che paura. Let's go. Ciao raga, ci vediamo anche nel mio vlog, molto soon. It's an awful house, and I wanted to get you out. I'm working on a... Eccoci qui. Sono in macchina, sono immersa nel buio, non so che cosa starete vedendo, solamente queste luci che mi illuminano. Dovevo finire lezione alle 5, ma sono le 18:30 e io sono qui. Sto aspettando con tanta ansia di andare a casa, davvero. C'è da dire che non ero più abituata, però sono super soddisfatta della mia scelta, di quello che sarà. Sono felice, davvero. Oggi ho fatto lezione per la prima volta in presenza, perché settimana scorsa l'ho fatta online perché avevo tutto il corso di Excel. Da domani comunque si torna sempre in presenza. Oggi per fortuna ho lezione al pomeriggio, quindi questa mattina sono a casa. Adesso mi sto vestendo e preparando perché volevo registrare un video. Siccome ieri mi è arrivato questo pacco immenso da parte di Revolve, almeno faccio un video magari per TikTok. Poi se volete ci sarà anche un haul qui su YouTube con anche altri capi. E quindi adesso mi vesto, mi preparo un attimo e registro questo video. Anche perché oggi volevo indossare uno di questi capi che è stupendo. Dopo ve lo faccio vedere anche qui. Dovrò comunque cominciare ad avere una nuova routine, diciamo, quindi gestire un po' meglio il mio tempo per riuscire a creare dei contenuti per voi, ma anche per andare a frequentare le lezioni, perché sennò non so quando filmare. Ho finito di registrare questo video per TikTok. Non so come sia venuto, perché c'è una luce un po'
orrenda e soprattutto io i video in cui indosso i vestiti non so come farli perché non so dove mettermi per far vedere i vestiti indossati. È un Tetris a incastro, mi metto qui, mi metto là, insomma non lo so. Ora sono le 10:31, monto questo video e vediamo un attimo come è venuto. Sono le 11:48 e ho finito ora di montare questo video. Ho messo 3 ore per un video di 3 minuti. Ho preparato la borsa per oggi, non porterò la mia Longchamp nuova perché tanto non mi serve, siccome faccio solamente mezza giornata e mi servirà da portare solamente l'iPad, ma vi faccio vedere che cosa c'è all'interno. Come vi dicevo, il mio iPad con la sua cover con tastiera, la mia agendina, questa qui è una Moleskine piccolina, le mie cuffie con la loro custodia brillantinata, fazzoletti per questa taschina, finito. Qui dentro abbiamo delle penne che non penso mi serviranno, però almeno mi porto dietro anche la Apple Pencil che serve appunto per scrivere sull'iPad. In quest'altra taschina abbiamo il mio portacarte con la mia bellissima patente. Vabbè, e poi c'è anche il badge dell'università. Il mio pennarello di Kiko non può mancare. Qui dentro ci sono un po' di cose utili, tipo il mio labello, un profumino, un salvaslip, un elastico e delle lenti a contatto perché non si sa mai. Igienizzante per le mani di Bath & Body Works, questo dalla fragola è buonissimo. Monetine. Nella taschina qui davanti invece abbiamo le cicche, non so come le chiamate voi, comunque queste. Delle salviettine che mi avevano dato in un ristorante perché non si sa mai. Ci sono altre monete. Più tardi poi aggiungo anche questo power bank che ho comprato l'altro giorno su Amazon, che ha la ricarica sia MagSafe sia con i cavettini. Ho appena ripreso la piega, più o meno adesso sono da aprire assolutamente, però aspetto pranzo e poi li apro. Oggi devo essere in università alle 2, quindi vabbè, per sicurezza uscirò per 1:30 e adesso aspetto mia mamma, ho preparato da mangiare e poi facciamo la pappa e andiamo. Ho preparato i vestiti per oggi, in realtà è una cosa molto molto semplice, questo jeans Bershka che è il mio preferito perché è della linea Petite, quindi per le più bassine ed è perfetto come lunghezza. Sopra questo body nero super attillato tipo Skims. E non so se metterci comunque una felpa o un maglioncino perché in realtà li fa veramente troppo caldo in aula e non voglio avere mille cose, anche perché il pezzo forte, come vi dicevo prima, oggi volevo indossare questa pelliccia, quindi rimane già abbastanza caldo di suo. Non lo so, devo provare, devo capire, perché potrei mettere una felpa, un maglione, ma il maglione è troppo caldo, quindi non lo so. Comunque ho preparato, questa è la base, poi vediamo. Faccio anche un cambio di borsa perché in realtà secondo me ha più senso mettere questa qui nera. Come vi dicevo, look super easy davvero, però questo body è bellissimo secondo me, quindi è il mio prefe, lo devo sempre mettere. Questa è la pelliccia, mi sento Crudelia Demon. Non so se metterci sotto, adesso provo una felpa, però è un po' tardi. Ok, non che sia poi così più caldo, però almeno sotto una felpina. Sono di nuovo a casa, sono le 18:56. Sono appena arrivata a casa, mi stavo struccando perché adesso vado anche a farmi una doccia e mi preparo perché devo uscire a cena e in questi pochi minuti che mi rimangono devo finire di montare questo video e caricarvelo domani. O lo faccio adesso o lo faccio stasera quando torno, perché domani mattina alle 10 devo essere in università e penso che finirò per le 8. 8:30, non lo so, non so neanche a che ora tornerò a casa, non lo voglio sapere ora. Anche se non è stato un vlog lunghissimo come gli ultimi, avrei tanto voluto, però appunto essendo sempre via devo ancora capire bene, capire come organizzarmi, capire tante cose. Io vi mando un bacio enorme, vi ringrazio per aver guardato questo video, se vi è piaciuto lasciate un thumbs up, se non siete iscritti mi raccomando iscrivetevi, vi aspetto anche su Instagram e su TikTok come al solito. Se avete visto il video fino alla fine commentate con un emoji rosa. Un bacio e noi ci vediamo presto con un nuovo video.